brano, diciamo la storia è un po' lunghetta, perché Piazza Venuciano, su Piazza Venuciano grava tuttora una concessione edilizia per un commerciale da 55.000 metri quadri su un'area di proprietà Bonifaci. Bonifaci è editore del Tempo. E sul Tempo Mirko Coratti ci ha avuto, diciamo così, molte pagine pubblicitarie. Quindi lì grava tuttora, perché non è stato fatto ancora il cambio di destinazione d'uso, questo commerciale da 55.000 metri cubi. E il tutto nasce praticamente da una, da un vizio di forma di una delibera numero 37, dove lì praticamente era, si cancellava praticamente questo commerciale per farlo diventare un'area verde. Questa delibera ovviamente non è stata mai approvata, per cui a un certo punto Mirko Coratti ha tirato fuori una mozione dove proponeva un cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale per 6 nuove palazzine, per circa 480 nuovi abitanti, su via, chi conosce la zona, è via Molazzana, via Fos di Novo e via Pian di Scò, che è una zona già collassata dal punto di vista viario, dal punto di vista della qualità della vita. E tutto questo a firma di Mirko Coratti. Noi l'abbiamo pizzicato tramite la nostra piccola intelligence, insomma, che lavora di nascosto, e siamo riusciti a cercare di mettere i bastoni tra le ruote a questa delibera di questo cambio di destinazione d'uso, che ovviamente è a favore di Bonifaci, perché Bonifaci è vero che ha 94 anni, ma non è un cretino. Ha capito che il commerciale ovviamente a un chilometro da Porte di Roma non l'avrebbe mai venduto, e quindi ha fatto del tutto e sta facendo del tutto per farlo diventare un residenziale. Questa delibera è passata in commissione urbanistica tramite i voti favorevoli del PD, e addirittura si è presentato come surroga un deputato PD per raggiungere il numero legale per la votazione. Poi, per i fatti di Mafia Capitale la presa con le mani nella marmellata di Mirko Coratti, è tutto quanto in stand by, però è una concessione che ancora è in essere. Per quanto riguarda il nostro municipio, diciamo che il problema del cemento è un problema che lo vediamo tutti i giorni, no? Perché hanno devastato tutta l'area di Porte di Roma, con il quartiere Porte di Roma, che c'è un invenduto del 60%, e ancora predicano sulla emergenza abitativa. Abbiamo l'esempio del quartiere Rinascimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quella è una compensazione edilizia, che è una cosa tutta romana. Le compensazioni edilizie sono praticamente quegli strumenti che fanno in modo, per non perdere le concessioni, se un tizio aveva una concessione a Frascati e lì magari si rendono conto che non si può costruire, gli danno un'area, allo stesso tizio A, un'area nel terzo municipio, come è successo per il Rinascimento. È successo a Talenti con l'Eco Mostro, che sta praticamente davanti al Parco Talenti, sempre come compensazione edilizia. E chi ci sta dietro questi grossi interventi urbanistici? I soliti noti: Caltagirone, Todi, Lamaro. Aiutami, che altro c'è? Mezza Roma, insomma, sono sempre i soliti, che sono quelli che poi finanziano le campagne elettorali di questi politici, perché ovviamente se io ti finanzio la campagna elettorale, tu in qualche modo mi devi ripagare. Come mi ripaghi? Con le concessioni edilizie. Noi abbiamo proposto, noi nel senso, come comitato avevamo lanciato così un'idea molto, molto provocatoria a Marino, di fare una moratoria al piano regolatore generale. Il piano regolatore generale è opera di quello scienziato di Veltroni, aiutato dall'altra mente diabolica di Morassut, dove con questo piano regolatore del 2006, mi sembra, 2008, non so se voi sapete, si sono inventate le centralità urbanistiche. Le centralità praticamente sono delle micro cittadelle. E Porte di Roma è una centralità, si chiama appunto centralità Bufalotta. Queste centralità dovevano nascere nello spirito diabolico di Morassut e di Veltroni, delle città, delle microcittà autosufficienti, quindi munite di servizi di terziario, quindi di uffici, trasporti e quant'altro.
Che cosa è successo a Porte di Roma e quello che è successo in altri punti della nostra città? Che i costruttori ovviamente hanno fatto solo il residenziale, quindi l'esempio voi lo vedete tutti i giorni andando a Porte di Roma, hanno fatto solo il residenziale, 2 milioni di metri cubi di cemento sono stati riversati a Porte di Roma, 2 milioni di metri cubi, e non c'è un servizio, non ci sono uffici, l'unica torre uffici, quella alta che vedete attaccata al complesso del centro commerciale, anche quella l'hanno trasformata in residenziale. Quindi vedete che mente contorta che questi hanno, ovviamente con l'aiuto e con la collusione dei nostri politici, perché ovviamente niente si fa per niente e soprattutto niente si fa se tu non c'hai l'appoggio a livello comunale, perché trasformare una torre adibita a servizi a residenziale, è chiaro che se io non ho l'appoggio dietro non ci riuscirò mai. L'ultimo e poi vi lascio, non so se sapete la storia della metro B1, la metro B1 nel vecchio piano regolatore del 68, 60, 62, insomma una cosa del genere, il tragitto passava per Monte Cervialto, passava su per Serpentara, Fidene e si attestava oltre il raccordo anulare con una specie di interporto, cioè un nodo dove confluivano tutte quante le macchine, i mezzi pubblici provenienti dalla periferia romana, e da lì si prendeva la metro. Ovviamente sempre i nostri grandi geni che abbiamo avuto e che ci abbiamo in comune hanno pensato bene di fare questa diramazione B1 da Bologna e si ferma a Ionio. Già il fatto di fare uno snodo a Bologna, tutti gli ingegneri trasportistici si sono messi a ridere, tant'è vero che io per andare da Montesacco per andare a Tiburtina devo scendere a Bologna, salire una rampa di scale e aspettare che mi arriva quella verso Re Bibbia. Ma la cosa bella è che io devo aspettare due corse per Re Bibbia, perché siccome la tratta principale è verso Re Bibbia, quindi loro fanno passare due corse verso Re Bibbia e una corsa verso Ionio. Quindi se io ho la fortuna di capitare giusto giusto quando passa la metro Ionio, vado bene, se devo aspettare 6 e 12 minuti, cioè un treno. Adesso hanno aperto la stazione B1 e voi sapete che il municipio ha subito una prima razionalizzazione dei trasporti e una seconda razionalizzazione dei trasporti, che non è nient'altro che i tagli ai mezzi pubblici di superficie, perché sicuramente voi sapete che la metro, tutte le metro devono avere una costante passeggeri ora, se no non rientrano più nei costi. E quindi per fare in modo che la gente è costretta, ed è un termine adatto, costretta a prendere la metro, hanno tagliato i mezzi di superficie. Tanto è vero che per andare a Viale Libia bisogna prendere la metro, mentre prima c'era l'autobus. Ovviamente tutto questo senza consultare i cittadini, tutto questo d'imperio da parte del municipio, perché le loro presentazioni dove invitano i comitati cittadini non è nient'altro che una mera rappresentazione di un qualcosa che hanno già deciso. Non è che hanno chiesto: ragazzi, dobbiamo aprire la metro, come vogliamo, diciamo così, ristudiare il piano di trasporto di superficie? No, loro ti presentano le slide, questi sono gli autobus che ci abbiamo preso prima, questi sono quelli che ci abbiamo adesso, arrivederci. Questa è la loro partecipazione. Mentre la partecipazione dei cittadini deve essere un ruolo fondamentale, perché i cittadini sono quelli che vivono il territorio, sono quelli che possono dare dei suggerimenti strategici per certe tematiche come quella dei trasporti, perché quando un cittadino che vive giornalmente il trasporto pubblico e fa delle osservazioni, le dà in tempo reale e comunque le dà veritiere. Un rappresentante municipale o comunale che non sa neanche dove passa il 90, dove passa l'88, dove passa l'80, che ne sa, i tempi d'attesa, le frequentazioni, i punti di carico. Loro però ragionano così, loro dicono: siccome tu mi hai votato, faccio come mi pare. E questa poi, insomma, Simone mi sembra che l'ha già espresso questo concetto. È chiaro che noi dobbiamo cercare di riprenderci il nostro ruolo, ma non perché vogliamo fare i professori della situazione, perché non siamo professori, siamo sicuramente delle persone che possono dare il loro contributo, come cercano di dare il contributo alle associazioni, i comitati e i semplici cittadini, perché ripeto, non tanto per diciamo di farsi belli davanti a certe situazioni, ma perché il contributo del cittadino è un contributo vitale per certe tematiche.
solo che qui stiamo lottando contro un muro di gomma con rappresentanti sordi, ciechi e soprattutto arroganti, perché ti prendono anche in giro. È la cosa più brutta, quando tu fai notare una cosa e queste persone ti snobbano, gli mandi le segnalazioni e non ti rispondono, cerchi di contattarli e non ti rispondono, cerchi di portarli sul posto e non ti rispondono. A sto punto la domanda è questa: ma che ci stanno a fare? Grazie. Grazie a Mimmo Morazzi, il primo di quattro cartelli del presentare.